È iniziata oggi la nuova esperienza amministrativa della Regione Marche. La Giunta e i consiglieri sono entrati intorno alle 10 nell'aula di Palazzo Leopardi per la prima seduta dell'undicesima legislatura che Fano TV ha trasmesso in diretta. Dopo un minuto di silenzio osservato per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Gioele Santelli, sono iniziati i lavori del Consiglio. L'Assemblea regionale ha eletto come Presidente Dino Latini, ex sindaco di Osimo e già consigliere regionale dal 2010 al 2015. Vicepresidenti Gianluca Pasqui di Forza Italia, ex sindaco di Camerino, e Andrea Biancani del Partito Democratico, al suo secondo mandato di consigliere e mister preferenze alle ultime elezioni. Per l'ufficio di presidenza invece saranno consiglieri segretari Luca Serfilippi della Lega, ex capogruppo in consiglio comunale a Fano, e la giornalista Micaela Vitri del PD. Il neopresidente Latini ha assicurato che la regione sarà sempre più una casa di vetro per efficienza, efficacia e trasparenza. Il suo saluto è andato in particolare a chi soffre a causa del Covid, ai sanitari, alle famiglie che hanno perso i propri cari, ma anche ai volontari e alle persone colpite dal sisma. Questi 5 anni non si può pensare di risollevarci dai problemi emergenziali e dei problemi della crisi economica e dei problemi di chi è ultimo in questo momento. Però la questione sanitaria e la questione terremoto sono quelle principali che devono essere in qualche modo superate, se non totalmente, a buon punto in questi anni. Nelle prossime settimane il Consiglio potrebbe essere convocato per una seduta interamente dedicata al coronavirus e all'evoluzione della pandemia. Visto il nuovo DPCM saremo pronti, ha detto Latini, a garantire i lavori dell'Assemblea in via telematica senza dover sospendere le sedute. E sul nuovo decreto è intervenuto anche il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha richiamato i cittadini al senso di responsabilità, perché i singoli comportamenti, ha aggiunto, possono fare la differenza, proteggendo in particolare le categorie più deboli. Niente allarmismi però, la situazione nelle Marche, ha spiegato il governatore, è sotto controllo. E il dato importante è il numero degli asintomatici, che è elevatissimo, ma il problema è anche e soprattutto il numero di coloro che seppur sintomatici non hanno bisogno di terapia intensiva o subintensiva, ma hanno bisogno di cure, di sostegno. Se ci sarà un problema di rianimazioni, il Covid Hospital c'è e sarà riaperto. Le scuole invece per il Presidente devono rimanere aperte. Quello che fa la differenza, sottolineato, è sempre l'atteggiamento individuale. Se le istituzioni investono e cercano di dare la risposta migliore, dall'altra parte non è che fuori, all'esterno della scuola, vi può essere l'assembramento senza mascherina, perché così si vanifica anche un'organizzazione al meglio. In riferimento al nuovo decreto, Acquaroli ha poi affermato che ai sindaci sono state attribuite troppe responsabilità. È difficile per un sindaco che è sul territorio e che ha le pressioni più forti da parte degli operatori economici preoccupati, da parte delle associazioni e appunto delle realtà. Credo che il DPCM avrebbe dovuto essere diverso, lo immaginavo un po' diverso. Siamo consapevoli che bisogna essere attenti, siamo preoccupati però a generare un allarme eccessivo che possa portare danni economici che alla fine rischiano di essere pesanti quanto la pandemia. Quindi allerta, non allarme.